Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Come avete visto dal titolo, oggi un video un po' diverso dal solito. Vado infatti a raccontarvi che cosa ne penso del mio P9 Lite che ho comprato esattamente un anno fa. Sarà cambiato, è ancora conveniente comprarlo, ma soprattutto è rimasto al passo coi tempi? Vediamolo insieme in questo video, ma prima via con la sigla! Per chi non conoscesse bene il telefono, vado a linkarvi in descrizione la scheda tecnica, adesso vi faccio comunque una piccola overview generale. Abbiamo uno schermo da 5,2 pollici in Full HD, una fotocamera posteriore da 13 megapixel, una fotocamera anteriore da 8 megapixel, entrambe possono registrare in Full HD. Uno spessore davvero molto contenuto, siamo su 7,5 mm, ma nonostante lo spessore che è davvero sottile, abbiamo qua dentro, sotto la scocca posteriore, una batteria da 3000 mAh. Scocca posteriore che non è rimovibile, infatti il telefono non è apribile. Può contenere due SIM, una in formato nano e l'altra in formato micro, oppure una SIM in formato micro e una micro SD. Tutto il corpo è in plastica molto rigida, non scricchiola, è davvero molto resistente. La memoria è espandibile fino a 128 GB. Io ho la versione con la memoria integrata da 32 GB. P9 Lite che vi arriva in questa scatolina davvero davvero graziosa, solo è complicato un po' aprirla perché devi mettere l'unghia così, ok, perfetto. Qua dentro ci alloggiava il telefono, scatola davvero molto carina, tra l'altro sempre per la fascia di prezzo di cui stiamo parlando, parliamo di 250 euro quando io l'ho acquistato e adesso 200 euro. Quindi qua dentro ci sono le cuffie, non ve lo sto a aprire, anche i gommini per adattarsi ai vari padiglioni auricolari, comunque buonissima fattura, mi sono durate circa 6-7 mesi, io le cuffie le distruggo e se mi sono durate 6-7 mesi a me, vuol dire che a voi vi durano almeno 2 anni. Istruzioni, qua dentro c'era il caricabatterie insieme al cavo USB. Questo telefono supporta la carica rapida, quindi si ricarica abbastanza velocemente. Qua tutti i vari foglietti e la graffettina per aprire l'alloggio della scheda SIM e della micro SD. Bene, come vi ho detto, ho acquistato il P9 Lite nel luglio del 2016 per passare da uno scassatissimo Zenfone 5 a un telefono che almeno facesse video in Full HD. L'ho pagato 250 euro su Amazon in offerta, adesso ne costa poco meno di 200. Vi lascio il link del P9 Lite in descrizione direttamente su Amazon. Insomma, vi ho detto il prezzo, vi ho detto più o meno le caratteristiche tecniche, ma io che cosa ne penso? Premetto nel dire che sono uno smartphone dipendente, infatti utilizzo lo smartphone in modo davvero molto intenso. Per quanto riguarda la velocità e reattività non mi ha mai deluso, insomma è sempre un telefono davvero molto veloce, certo sì, c'è qualche laghettino magari nell'aprire le app più veloce e a caricare le notizie, però stiamo parlando veramente di un niente. Tra le altre cose, nel complesso, la velocità del sistema in un anno da quando l'ho acquistato non è cambiata, non è rallentato neanche di un po'. Prestazioni davvero molto veloci, quindi come il sensore di impronte che è posizionato dietro sulla back cover e che è davvero molto reattivo e veloce. Non sbaglia un colpo e soprattutto io quando l'ho acquistato ho detto è in una postazione davvero scomoda e invece no, perché è perfettamente dove si appoggia il dito indice quando si prende il telefono. È una posizione naturale, se pensate che sia meglio il sensore di impronte qua davanti, a volte se tenete il telefono così magari è anche più difficile da raggiungere, mentre con l'indice andate sempre sul sicuro. Le uniche volte che il sensore di impronte fa cilecca è quando avete le mani leggermente umide o sporche. In quel caso scordatevi che vi legge l'impronta e avete 5 tentativi prima che vi si blocchi il telefono per un minuto. Ok, il sensore di impronte è molto comodo, come ho detto, però c'è una cosa che non mi va giù, ovvero non c'è il doppio tap. Io lo vedo nei telefoni dei miei amici ed è una feature davvero davvero molto comoda e non mi spiego perché, ok sì, c'è il sensore di impronte che non sbaglia un colpo, però penso che sia una feature davvero molto utile quella di tappare col doppio tap e poi stappare col doppio tap. Non capisco perché Huawei non mette questa feature, secondo me è una cosa che gli manca. Come già detto, dopo le prestazioni molto buone andiamo a mettere il punto esclamativo anche sulla durata della batteria. Batteria che non mi ha mai lasciato a piedi, 3000 mAh e li gestisce davvero davvero molto bene. Ho fatto anche tanti viaggi con questo P9 Lite, nonostante usassi GPS attivo tutto il giorno e internet attivo tutto il giorno, con foto, video e riproduzione continua di musica mentre ero in bici, non mi ha mai lasciato a terra. Quindi batteria assolutamente promossa. In così poco spazio è davvero sottilissimo, 7,5 mm. Non si sente neanche quando è in tasca. Due punti a favore per il P9 Lite, quindi sensore di sblocco davvero super veloce e anche la durata della batteria. Però se c'è una cosa che proprio non mi va giù è la gestione dei wifi. Secondo me c'è proprio un problema di software all'interno del P9 Lite e questi problemi software rimangono anche dopo i numerosi aggiornamenti che sono stati fatti al P9 Lite. Ora, io non so che problemi abbia il mio router o il router a cui mi aggancio, ma anche se il segnale è molto buono, a volte capita che lui autonomamente si disconnette,
anche se il segnale è perfetto e va bene se ci sto lavorando col portatile, insomma non è che scompare il segnale. Quindi lui si disconnette e poi autonomamente dopo 2-3 minuti si riaggancia da solo. A volte fa tutto lui davvero. E questo ok, può capitare, magari il telefono non legge bene il segnale, si disconnette e poi si riconnette subito. Però a lavoro io ho il wifi aziendale, quello della mia azienda, dove si connette. Vicino però c'è un wifi di un'altra azienda e a volte capita che lui si disconnette dal wifi che ha salvato con la password e si tenta di connettere all'altro wifi, dove ovviamente non ha la password e viene fuori l'immagine non riesco a connettermi a questa rete. E grazie, ti disconnetti dal router che ti dà il wifi, che hai la password eccetera eccetera. E perché tenti di riconnetterti automaticamente ad un'altra rete? Semplicemente tre lettere. Boh. Sempre parlando di wifi, è presente il wifi Plus Direct, che non l'ho visto su tanti altri telefoni. Comunque quando rileva che nelle vicinanze di una sorgente wifi a cui lui si è già agganciato in precedenza e ha la password, lui si dovrebbe agganciare automaticamente. Però a volte funziona, a volte non funziona, direi che funziona nel 50% dei casi. Non è sicuramente infallibile. Non so, magari è proprio un problema di ricezione del mio telefono, non lo so davvero. Ripeto le tre lettere, boh. Bene, basta lati negativi, perché non ce ne sono tanti altri su cui mettere il punto esclamativo. Passiamo invece a uno dei punti più forti di questo telefono, chiaramente per il range di prezzo a cui stiamo parlando, ovvero la fascia sotto i 200 euro. Foto e video davvero all'altezza del nome. Questo è il fratello minore del P9, che appunto ha la doppia fotocamera in collaborazione con Leica. Però sicuramente non sfigura. Foto e video davvero eccellenti in qualsiasi condizione di luce, tranne quando ce n'è poca, dove praticamente vedrete dei video che sono neri e gialli. Di fatto il P9 Lite è stata la mia prima camera e fotocamera da viaggio, perché ci ho fatto davvero tanti viaggi con questo telefono e l'ho usato per fare tutte le foto che trovate sul mio profilo Instagram, che tra l'altro vi lascio in descrizione. Un'altra cosa della fotocamera è che è leggermente sporgente, quindi è leggermente bombattina qua all'esterno, quindi in teoria avrebbe dovuto rovinarsi il vetro. Io però, avendo usato una cover, la cover è più spessa della sporgenza e quindi la fotocamera non si è mai rovinata, mai una scheggiatura, non si è mai sporcata. Io la cover ve la consiglio assolutamente, link in descrizione sempre per la cover, in descrizione trovate tutto. Quando ho acquistato il telefono mi è arrivato direttamente, abbastanza inaspettatamente, con il vetro temperato già applicato. Io però avevo già anche acquistato il vetro da mettere fai da te tra virgolette sul telefono, vi lascio in descrizione anche questo, è davvero molto utile, impedisce che appunto il vetro si scheggi, perché qua qualche scheggettina dovuta all'usura c'è. Questo cellulare me lo sono portato davvero davvero ovunque, è sopravvissuto a nubifragi, ha preso un sacco di acqua, è entrata anche una volta la sabbia dentro, però lui è stoico e resiste a tutto. Io a casa poi lo tratto malissimo, lo prendo, lo lancio sul letto, lo lancio in giro, però lui è davvero davvero molto resistente. L'unica cosa è che un architetto con cui lavoro mi ha fatto notare una cosa che io non avrei mai notato: questo telefono è storto. Però anche sul vetro non si vede tanto, nel senso, sì, è davvero invisibile, è leggermente piegato. E tutto questo nonostante il body non sia in metallo, ma è in plastica, quindi qualità costruttiva davvero davvero eccellente. Ultima cosa, io lo uso tantissimo per ascoltare la musica e il volume. Bassi completamente assenti, ma non è una feature che mi aspettavo in uno smartphone di questo livello. Quindi dopo tutte queste parole, che cosa ne penso di questo telefono? Io penso che lo ricomprerei nel 2017, soprattutto adesso che il prezzo si aggira sotto i 200 euro, anzi street price verso i 180 euro. Qualità fotografica eccellente nonostante il prezzo. Uno smartphone che mi dà sicurezza, oltre ad avere una fotocamera davvero eccellente, perché dura nel tempo, la batteria dura, non è mai stanco lui, insomma. Sì, ha qualche problema col wifi, qualche laghettino con le app più pesanti come ad esempio Facebook, ma quelli sono anche problemi della rete. Quindi lo ricomprerei assolutamente sì, sarei solo indeciso tra lui e il fratello migliore più aggiornato, ovvero il P8 Lite 2017. Vi lascio in descrizione una recensione e confronto che ha fatto Andrea Galeazzi, che sicuramente conoscete se state vedendo questo video, dove mette a confronto i due telefoni. Spoiler dalla recensione, sono praticamente identici come il prezzo. Io non avrei dubbi però, sceglierei ancora lui. Bene, siamo alla fine del video. Io vi ricordo che in descrizione, oltre al link per acquistare questo telefono, trovate anche il link alla mia pagina Facebook e alla pagina Instagram, che vi invito a seguire, dove potete vedere alcune bellissime foto fatte da questo telefono, tra l'altro, e da sottoscritto. Ragazzi, spero che vi sia piaciuta moltissimo questa recensione, perché vi avviso che ho intenzione di farne altre e quindi spero che vi sia piaciuta, così almeno lasciate un bel pollicione, vi iscrivete al canale e così mi motivate di più a fare le prossime recensioni. Ragazzi, vi saluto, ciao!